Buongiorno cari amici, benvenuti a questa nuova lezione con Andrea il Matematico. Oggi ci occupiamo ancora di regole di derivazione e riprendiamo la scorsa lezione con il continuo degli esercizi che noi abbiamo cominciato. Ricordiamo ancora che per derivare una frazione, quindi una funzione del tipo nx su dx, quindi con un numeratore in x e un denominatore in x, la derivata prima di questa funzione è una frazione in cui al numeratore ho la derivata del numeratore per il denominatore meno tutto il numeratore per la derivata del denominatore fratto il quadrato del denominatore. Andiamo quindi a calcolare la derivata di questa funzione fratta che è y uguale x alla quarta al numeratore per 3x più 2 al denominatore. A questo punto ci andiamo a calcolare la derivata del numeratore, che è la derivata quindi di una potenza, quindi prendo l'esponente e lo porto davanti, quindi 4 e diminuisco l'esponente di 1, quindi 4x alla terza, che moltiplica tutto il denominatore non derivato, quindi questo 3x più 2, poi meno, riporto il numeratore che è x elevato alla quarta, per la derivata del denominatore, cioè la derivata di questa somma. La derivata di 3x è 3 e la derivata di 2 è 0, quindi mi resta solo 3. Poi tutto fratto il quadrato del denominatore, quindi prendo il denominatore e lo elevo alla seconda, quindi 3x più 2 elevato alla seconda. A questo punto mi accorgo che tra 4x alla terza ed x alla quarta c'è in comune x elevato alla terza, quindi raccolgo il grado più basso, quindi x alla terza. Quindi se raccolgo x alla terza dal primo membro di questa somma, ci rimane 4 che moltiplica 3x più 2 che riporto all'interno della parentesi e poi meno se raccolgo un x alla terza da x alla quarta mi rimane una x che moltiplica 3 e quindi meno 3x. A questo punto svolgo i calcoli dentro la parentesi, quindi 4 che moltiplica 3x più 2 fa 12x più 8, poi meno 3x. Sommo i termini comuni, quindi tutti quelli con la x, 12x meno 3x fa 9x e poi riporto il numero, quindi al numeratore mi esce x alla terza che moltiplica 9x più 8. A questo punto, cari amici, abbiamo finito, abbiamo quindi calcolato la derivata di questa funzione e siamo quindi giunti alla conclusione che è una frazione in cui al numeratore ho x alla terza che moltiplica 9x più 8, cioè il calcolo che abbiamo appena fatto. E al denominatore abbiamo il quadrato di 3x più 2, cioè del denominatore originario. Continuiamo con questa lezione con un'altra equazione fratta, un'altra funzione fratta, che sarà y uguale x elevato alla seconda meno logaritmo naturale di x. A questo punto applichiamo le solite regole, quindi andiamo a calcolare la derivata prima del numeratore, quindi la derivata prima di x alla seconda che è 2x, la moltiplichiamo per il denominatore, quindi per logaritmo naturale di x, poi facciamo meno tutto il numeratore, quindi x alla seconda, che moltiplica la derivata prima del logaritmo naturale di x, cioè 1 su x, tutto fratto logaritmo naturale di x, tutto elevato alla seconda. Attenzione che il logaritmo naturale di x tutto alla seconda lo possiamo anche scrivere come logaritmo naturale alla seconda, vedete questo 2, cioè questo quadrato che si riferisce a tutto il logaritmo, quindi lo impianto sopra il logaritmo, quindi logaritmo naturale alla seconda di x. A questo punto abbiamo quasi finito, dobbiamo svolgere i calcoli al numeratore, quindi 2x lnx lo riscriviamo, poi meno x alla seconda per 1 su x. Andiamo a semplificare l'x alla seconda con x elevato alla prima al denominatore, quindi x elevato alla prima sotto se ne va e diventa 1, mentre x alla seconda cala di un grado e quindi diventa x, e quindi alla fine avremo solo meno x. Raccogliamo la x tra i due termini di questa somma e quindi avremo x che moltiplica 2 logaritmo naturale di x meno 1, che sarà quindi quello che scriveremo al numeratore, quindi x che moltiplica 2 ln di x meno 1, tutto fratto il quadrato del logaritmo naturale di x. Continuiamo con questo ottavo esempio, quindi se abbiamo la funzione y uguale 3x alla seconda meno 2, tutto fratto e elevato alla x. Come al solito prendiamo il numeratore e lo deriviamo, la derivata del secondo non esiste, quindi dobbiamo
derivare solo il primo, quindi 3 per 2x, quindi 6x la derivata del numeratore, tutto per il denominatore, quindi tutto per e alla x, meno riporto il numeratore, quindi 3x alla seconda meno 2, e lo moltiplico per la derivata del denominatore, la derivata di e alla x è ancora e alla x, tutto fratto il quadrato del denominatore, quindi e alla x tutto alla seconda, che posso scrivere anche come e elevato alla 2x. A questo punto vedo che al numeratore tra questi due membri di questa somma c'è in comune e elevato alla x, quindi lo raccolgo. Del primo termine, se raccolgo e alla x, mi rimane solo 6x, quindi lo riporto. Del secondo termine, che è fatto di questi due fattori, quindi meno 3x alla seconda meno 2 e alla x, se raccolgo e alla x mi rimane meno 3x alla seconda meno 2 che metto dentro la parentesi. Poi all'interno di questa parentesi svolgo i calcoli, quindi riporto 6x, poi meno 3x alla seconda meno 2, quindi cambio segno a tutti e due, quindi li faccio diventare meno 3x alla seconda più 2, e a questo punto riordino il polinomio partendo dal grado maggiore e quindi riporto meno 3x alla seconda, poi più 6x e poi più 2. A questo punto abbiamo quasi finito, quindi al numeratore rimane e alla x che moltiplica il calcolo che abbiamo appena fatto, quindi meno 3x alla seconda più 6x più 2, e al denominatore e elevato alla 2x. A questo punto mi rendo conto che e alla x al numeratore e alla 2x al denominatore, ricordando che e alla 2x è come scrivere e alla x che moltiplica e alla x, possono essere semplificati. Quindi al numeratore se ne va tutto e alla x, al denominatore il 2x diminuisce di un grado di x, quindi diventa e elevato alla x, e a questo punto posso scrivere il risultato finale, dove la derivata prima di questa funzione è meno 3x alla seconda più 6x più 2, tutto fratto e elevato alla x. Continuiamo con l'ultimo esempio di questa lezione. Se abbiamo la funzione y uguale x meno 1 che moltiplica e alla x al numeratore e tutto fratto x al denominatore, a questo punto dovrei fare la derivata del numeratore, però mi rendo conto che il denominatore non è come nei casi precedenti che era semplicemente una somma. Qui mi trovo il prodotto di due funzioni, e quindi se, come abbiamo imparato dalla precedente lezione dove abbiamo fatto i prodotti, noi sappiamo che se dobbiamo fare la derivata di un prodotto non ci basta fare la derivata del primo per la derivata del secondo, ma dobbiamo fare la derivata del primo per il secondo più il primo per la derivata del secondo. Quindi se noi vogliamo derivare tutto questo numeratore, dobbiamo proprio fare la derivata del primo fattore che compone il numeratore, quindi la derivata di x meno 1 che è 1, che moltiplica il secondo termine del prodotto, quindi e elevato alla x, poi in mezzo metto un più e quindi faccio il primo termine, quindi il primo fattore, quindi x meno 1, per la derivata del secondo termine. Siccome la derivata di e alla x è ancora e alla x, qui riporterò ancora e elevato alla x. Tutta questa cosa, quindi qui ci sarebbe un chiusa parentesi tonda, cioè chiusa parentesi graffa, cioè quadra, visto che ho aperto ancora la quadra, tutta questa derivata del numeratore moltiplica il denominatore. Poi che cosa faccio? Meno, riporto tutto il numeratore, quindi riporto questo prodotto che sarebbe x meno 1 per e alla x che rappresenta tutto il mio numeratore, e moltiplico per la derivata del denominatore. Siccome il denominatore è x, derivo x e quindi ottengo 1, e al denominatore, quindi poi tutto fratto il quadrato del denominatore. A questo punto, cari amici, vi faccio notare che se vedete all'interno di questa parentesi c'è una somma tra 1 che moltiplica e alla x e poi più x meno 1 che moltiplica e alla x. Se vedete tutti questi due membri di questa somma, quindi e alla x e la seconda parte, hanno in comune un e alla x. In questo caso io vado a raccogliere e alla x tra questi due termini che poi moltiplicheranno, quindi 1 che è quello che rimane del primo termine più x meno 1 che è quello che rimane del secondo termine,
e poi chiaramente tutto questo moltiplicherà ancora questa x. E perché l'ho raccolto? L'ho raccolto perché mi rendo conto che anche nel secondo termine è presente un e alla x. Se vedete l'altra parte della differenza, quindi questo è il a e poi meno b, quindi questa è la seconda parte della differenza, anche questa seconda parte ha in comune un e alla x. Quindi ci sarebbero due parti con in comune e alla x. E quindi adesso andiamo a raccogliere e alla x addirittura tra queste due parti. A questo punto, se andiamo a raccogliere quindi e alla x, cioè scusate, prima di raccogliere andiamo a fare i conti interni a questa parentesi, quindi 1 più x meno 1, 1 e meno 1 se ne vanno, quindi nel primo pezzo resterebbe quindi questa x che moltiplica questa x, quindi rimarrebbe x alla seconda, e poi il secondo lo riporto così com'è, quindi meno e alla x che moltiplica x meno 1. Poi raccolgo e alla x tra questi due membri di questa differenza o di questa somma, e quindi cosa rimarrebbe? X alla seconda nel primo termine, poi meno x meno 1, vado a fare i conti all'interno della parentesi quadra, che poi la trasformerò in una tonda, e quindi rimarrà e alla x, quindi dentro x alla seconda meno x più 1. A questo punto abbiamo finito e abbiamo la nostra derivata prima della funzione, che sarà al numeratore mettiamo il calcolo che abbiamo appena svolto, quindi e alla x che moltiplica x alla seconda meno x più 1, e al denominatore andremo a mettere x elevato alla seconda. Per questa lezione è tutto, come sempre vi ringrazio, dal vostro Andrea il Matematico è tutto, ci vediamo alla prossima puntata dove parleremo ancora di derivate. Grazie per l'attenzione, alla prossima lezione.